Me lo dissi. E io sono qui. Alcuni ubriachi. Avete scritto. Vediamo come vanno le cose. Io non posso continuare ad avere vituperi da tutti. Ma te lo sapete, ve lo dissi, no? Ve lo dissi. E allora, Presidente? Mi raccomando, non diamo tanto di possibilità di poter parlare sui tifosi paresi. Capitemi. Non posso continuare ad avere vituperi da tutti. Tu c'hai la testa di tifosi? No. E non puoi andare. Non la tengo la testa di tifosi. Non puoi andare, attenzione, che vi pregiudicate anche il campionato a Bari se fa tra fesserie, Te lo sapete, ve lo dissi, no? Sono cose molto gravi. Dico solo, ieri sera all'una e mezza sono venuto sotto casa mia alcuni ubriachi sparando una bomba carta. No, non sono rimasto sorpreso, me l'aspettavo. Presidente, ma noi non siamo abituati a della parte. Arrete! Noi abbiamo avuto presidente della Lega. Ve lo dissi? Tu devi sapere già per la classifica, non per tutte le altre cose. La classifica si aggiusta, Presidente. La base si aggiusta. Cerchiamo di essere compatti per uscire fuori da quella situazione. E voi mi state dando la spinta, voi. Perché se non facevate quella dimostrazione di solidarietà, io sai dove stavo adesso, abbandonavo tutto. Chiaramente ho detto, ma tu sei matto. Io non ho fatto mai retromarci in vita mia. Io vado avanti, costi quel che costi. Mi fate andare questa gelozza che deve partire questa settimana. Che gli stiamo prestando un farmaco a Tarrais. Ci rivedremo un'altra sola volta.